Eccomi arrivato al solito appuntamento mensile, oramai diventato un must per me per sapere come stanno andando i miei investimenti, ma spero ovviamente anche per te che in questo modo ti puoi fare i beati fatti miei. Questo mese ho deciso anche di condividere un altro dato, cioè anche la percentuale di capitale investito rispetto al capitale totale, poi qui anche della liquidità che ho da parte come fondo di emergenza e degli altri investimenti, come ad esempio le mie quote investite o momentaneamente bloccate su Cryptalia. Dall'altro, su Cryptalia ho da fare un altro annuncio, ma lo vediamo durante il video di oggi quando parliamo di Cryptalia. Come è andato il mese? Beh, questo mese è stato abbastanza strano. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove vi racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria e ogni tanto anche di qualcosina di molto più pratico e intimo, come questo video dove cerco di portarti alla conoscenza dei miei investimenti e delle performance di questi mese dopo mese. In pratica ti faccio fare i beati fattacci miei. Bene, partiamo subito da Cryptalia, così oltre agli investimenti ti dico anche le novità di cui ti anticipavo prima. Allora, eccoci sul sito di Cryptalia, unica piattaforma peer-to-peer nel quale sto investendo in questo momento. Cosa dobbiamo andare a guardare? Prima di tutto, se ti ricordi, avevo messo 100 euro sulla scudiera International. In questo momento però ho eliminato 50 euro dalla scudiera International perché poco prima della chiusura di questo progetto dell'ADS Villa Gavotti di Nuoto, ho spostato 50 euro su questo progetto perché era a scadenza che avveniva a breve, mentre metterò altri soldi invece sulla scudieri e nel frattempo si è aggiunto anche un altro possibile investimento. Questo qui addirittura con la possibilità di avere garantito il tasso di interesse annuale dal 7%, capitale garantito. E vorrei metterci un centinaio di euro qui, e questo è quel prospetto che potrei andare a vedere di investimento durante l'anno. Ancora non ho deciso se andrò a investire, però ho delle buone possibilità. Questa della scudiere si va a chiudere il 7 luglio e ci sono 50 euro investiti al momento. Eccoli qui, sono qui. E per cui facendo la simulazione con 50 euro nell'arco di 18 mesi dovrei guadagnare 6 euro. Ripeto, sto usando Cryptalia, la sto provando, la sto testando. E per cui mi fa molto piacere il fatto che posso variare la mia possibilità di investimento prima che i vari progetti vengano approvati, proprio perché nel caso in cui mi rendessi conto che il progetto non mi interessa più, oppure in quel momento esce qualcosa che, di più interessante, posso rimuovere i miei soldi. Tra l'altro, un progetto non è andato a buon fine ed è stato rimosso qui dalla piattaforma. Una cosa che non ho detto è che quando un progetto, se vai a investire in qualsiasi progetto, il progetto non raggiunge la soglia minima per la quale il progetto appunto è valido come investimento per noi utenti di Cryptalia, i soldi vengono automaticamente riaccreditati sul proprio conto Cryptalia. Qui è stato raggiunto con 62.000 euro a fronte di 70.000 euro di richiesta. Qui è molto lontano e non so come andrà a finire, sinceramente. L'altro è andato a buon fine e poi te lo faccio vedere. E dicevo, è stato pubblicato questo di Dolci Nannini, che è appunto una SRL che ha alla ricerca di questi 100.000 euro perché praticamente diciamo questo marchio va ripromosso appunto dopo la crisi pandemica. E secondo me è un business model. Ho letto, diciamo, questa cosa, poi se vuoi ti lascio il link in descrizione. Secondo me è una cosa molto interessante da andare a fare perché appunto vuole rinnovarsi, vuole riportarsi in questo millennio con una immagine diversa. Tra l'altro qua ci sono anche tutte le spiegazioni che ricordo vengono fatte da Cryptalia parlando appunto con le varie aziende che chiedono i finanziamenti. E questa azienda ha chiuso il 2019 con un fatturato di 3,76 milioni di euro, che uno dice una pasticceria, beh, insomma, è un qualcosina di più. E il piano industriale del 2020 prevedeva appunto un incremento del fatturato del 10%. Ora, a causa del Covid, non so se questo andrà a
ad essere rispettato, però il primo trimestre del 2020 è stato in linea con le previsioni di crescita, per cui loro pensano che passato il periodo del Covid, tutto questo ritornerà a regime. Il rating dell'azienda è A, per cui molto basso, infatti viene offerto un tasso del 7% rispetto ad altri progetti, che magari vediamo la Scudieri, che ha un tasso B. Oppure la Villa Gavotti che ho finanziato, sono un investitore di Villa Gavotti. Dove si clicca qua? Vediamo, non riesco a cliccare più. Ah no, una volta che è finanziato non compare più. Ah sì, è vero, perché ho ricevuto il contratto. È vero. Una volta che un progetto viene approvato, ricevi un contratto. E per cui se andiamo nel dashboard, si può andare a vedere che la ristrutturazione di Giubbe Rosse è. Oh, che ho fatto? Ah, è vero, poi clicca. Ah, forse facendo così? Esatto, ecco, facendo così. Ci sono riuscito. Allora, questo è quello che ho investito. Poi qui era un progetto B e come vedi, ogni volta che ricevi un pagamento è un capitale e se sei residente in Italia anche le tasse, ma delle tasse c'è un qualcosa di molto ma molto interessante e te ne vado a parlare a breve. E poi praticamente ti viene tutto presentato qui in report. Tra l'altro, se interessantissimo, io l'ho guardato in diretta, sabato 23 maggio c'è stato un aperitivo con l'ADS di Villa Gavotti Nuoto e ce n'è stato un altro anche, non so se c'è qui. Sì, esatto. C'è stato un altro aperitivo con l'amministratore delegato di Scudieri. Questa è una cosa molto interessante perché si va a vedere anche le persone che chiedono l'investimento e dove si vanno a mettere i propri soldi. Comunque, per non divagare, dicevo che qui sul report vengono date tutte le informazioni necessarie, per cui che un investimento a progetto nel caffè Giubberossa è in attesa di essere approvato, che l'investimento per quanto riguarda l'efficientamento energetico invece è stato approvato ed è attivo, e cos'è la novità di cui ti volevo parlare? La novità è questa. In pratica c'è questa offerta tax back di Cryptalia con il logo di Ritorno al futuro, back to the future, tax to the back. Comunque, se ti iscrivi con il mio link affiliato o con un qualunque link affiliato, Cryptalia si impegna a fine anno a invece di, siccome Cryptalia fa da sostituto di imposta, invece di trattenere i tuoi soldi e per cui di pagare le tasse per conto tuo, le tasse vengono sì pagate, ma loro te le ridanno indietro come bonus. Per cui, come viene spiegato qui, è un bonus equivalente all'importo delle tasse trattenute sugli interessi. Ad esempio, se ricevi un pagamento di interessi da 100 euro, dovrebbero essere trattenuti i 26 euro di tasse che vengono versate come sostituto d'imposta. Per cui, senza il tax back, riceveresti 74 euro. Con tax back, invece, Cryptalia paga sì le tasse, ma quelle tasse poi te le dà sotto forma di bonus. E per cui ti ritrovi i tuoi 100 euro originari. Questa promozione è valida per 12 mesi sul tuo conto, da quando attivi il tuo conto col link affiliato di chi ti ha presentato. Nel caso stai seguendo me, col mio link affiliato. Perfetto. Spero di averti dato una panoramica un po' su Cryptalia, sugli investimenti di questo mese. Poi comunque ti dirò anche la quota parte di tutto. Di tutti i miei investimenti, tutto il mio patrimonio nella parte finale del video in cui ti farò vedere tutto in un file Excel. Perfetto, eccoci adesso sul mio portafoglio di Toro. Siamo in reale, purtroppo o per fortuna, questo lo vedremo a breve. Noterai che ci sono stati dei cambiamenti rispetto alla al mio video riguardo agli ETF che ho aggiunto al mio portafoglio perché, data la volatilità, qualcuno di questi ha toccato gli stop loss, anzi, non erano stop loss reali, ma erano stop loss fatti mentalmente, che purtroppo sono stati saltati nel senso che sono arrivato troppo tardi. Infatti, il mese, che era cominciato benissimo perché già dopo i primi 4 giorni, 3 giorni, avevo un più 1% sul portafoglio e pensavo di fare chissà cosa questo mese, invece giugno mi ha fregato perché, data la volatilità estrema, sono andato molte volte in basso fino a delle punte di quasi un meno 3% sul mese. Purtroppo questo mese è stato chiuso in negativo, l'ho chiuso in negativo, ma ho, come si dice, sono riuscito a limitare i danni,
con meno 0,33%, che rispetto al quasi meno 3% che avevo fino praticamente a una settimana prima della fine di giugno, e diciamo mi sento un po' rincuorato, ho perso veramente poco. E in più sono riuscito a mantenere comunque la mia media voluta di 1,2-1,5% mese per arrivare fra un 12 e 15% anno. Per cui per il momento non mi lamento tantissimo, anche se avrei potuto, con una gestione un po' più oculata, tenere un profitto anche questo mese nell'ordine del 2%, secondo me 1,5%. Però inutile piangere sul latte macchiato, come diceva qualcuno. Intanto ho rimediato e ho, diciamo, moderato i danni. Cosa molto interessante e molto bella, ho due copiatori, per cui, come ho detto anche nel video di eToro, l'ultimo che ho fatto, l'ultimo video su eToro, che lascio qui da qualche parte nello schermo, sono più incline adesso a fare delle transazioni e anche a gestire il mio denaro con più accuratezza, con più oculatezza, per cui diciamo vado un po' più con i piedi di piombo. Tra l'altro, oltre a ciò, ho molte più persone che mi seguono perché ho 28 followers e spero che qualcuno di questi durante il tempo possa andare a seguirmi. Intanto vedete questa bella faccia di CO, CAZ2O, e grazie a queste performance, diciamo, sono riuscito a calmierare le perdite. Andiamo a vedere il mio portafoglio come è composto questo mese. Come è stato chiuso, io ho già fatto gli acquisti di luglio, sto registrando il 1° luglio, ma ovviamente il portafoglio è quello che ha chiuso a giugno, mancherà di alcune cose. Comunque adesso ci andiamo subito. Per quanto riguarda il portafoglio, Microsoft è sempre quello che tira il mio portafoglio con quasi un più 13,42%. Ho aperto un'altra posizione, il 26. Io apro le posizioni non il primo del mese, ma ogni volta che mi arriva uno stipendio, teoricamente. Con la posizione massima che è un più 19 e quella minima che è quello che ha aperto di recente è un più 3,63. Poi ho il VTI che mi va comunque a dare grandi soddisfazioni. Qui ho aperto alcune posizioni, anche una quando c'è stato il drop di venerdì, diciamo in apertura di lunedì 29, ho aperto un'altra posizione perché mi sembrava un buon prezzo e per cui ho un prezzo medio di 141,38. E il massimo, la prima posizione mi sta facendo più 14,84 al momento, l'ultima aperta più 3,06, la minima a 2,91. Non ho aperto altre posizioni in gold, vorrei aspettare che abbia un caletto un po' più basso perché se comincia a aumentare l'azionario, gold e diciamo bond dovrebbero scendere un altro po', e per cui potrei comprare qualche sconto anche qui. TLT è ancora alla stessa posizione, 200 dollari, sta scendendo dell'1%, potrei comprare un'altra posizione questo mese, secondo me dovrebbe scendere intorno ai 160-161 e vorrei comprarlo lì. Poi Micron Technology l'ho aperta poco prima degli earnings e tra l'altro andiamo a parlare anche della mia strategia attiva perché questo mese è stata un po' scombussolata e ti spiego anche perché. E per cui ho un take profit e uno stop loss su questa posizione. Visto che gli earnings sono stati buoni, la tengo per qualche altro giorno, sperando che chiuda il profitto che mi sono dato, che è di circa un 9,68%. MTUM, questo è entrato a diciamo a regime nel mio piano di accumulo, per cui sarà utilizzato come piano di accumulo. Ho tre posizioni aperte: la prima l'ho aperta il 15, la prima l'ho aperta il 4, la seconda il 15 e la terza il 26. E stanno andando discretamente bene. Ho aperto a titolo, diciamo, come si può dire, speculativo, Biogen, che aveva toccato un bel fondo e per cui ho un mio take profit con un 5,60% e uno stop loss a un 2%, quindi è quasi un 1 a 3, non è proprio un 1 a 3, però è un rischio rendimento 1 a 3. TQQQ è quello che mi ha fatto recuperare e mi ha fatto fare il profitto che mi ha permesso di non chiudere a meno 2%, ma è anche quello che mi ha fatto perdere più soldi. Avevo tre posizioni aperte quando è successo il patatrac e ho fatto lo stupido, non ho messo gli stop loss fisici, questi qui, ma ho messo quelli mentali e ho fatto malissimo. Comunque,
continuerò a utilizzare questo strumento, questo ETF, solo in ambito speculativo, come trading giornaliero o settimanale, non di più. Baidu, ho quattro posizioni aperte, anche queste sono di tipo speculativo, con stop loss e take profit. È tutto in perdita, Baidu mi sta dando poche soddisfazioni, però comunque è un ottimo titolo, secondo me continuerà a crescere. Altra cosa da dire. Rispetto al mio ultimo video sugli ETF, come si può vedere, mancano la OR, l'SOXXX, l'XLB. Adesso andiamo a vedere quali erano per chi non ci fosse, non avesse seguito quel video, anzi lo lascio qui da qualche parte. SOXX era quello sui semiconduttori. Poi avevamo l'XLB, no, era l'XBE, scusatemi, che era quello sulla biotech. E poi, anzi, ce l'ho fra i preferiti anche, che è meglio. E l'XLK, che è quello del Technology Selector. Perché ho eliminato questi tre ETF e anche la OR ho eliminato dal mio portafoglio momentaneamente? Perché, data la estrema volatilità che ha avuto il mercato in questo mese, vorrei andare un po' più con i piedi di piombo, perché come dicevo prima, voglio essere più coscienzioso per chi mi copia, ma voglio anche tenere una certa percentuale di money management che sia un po' più oculata. Infatti, rispetto al mese scorso, ho aperto delle posizioni, cioè degli ordini oggi su Alibaba, SOX e AR al limite, ma tengo molta liquidità per mediare il prezzo nel caso in cui questi prodotti che sono buoni vadano comunque a generarmi dei profitti. Dicevo della mia strategia attiva, l'ho cambiata questo mese per la volatilità, per cui anche perché c'era poco di cui stare tranquilli in alcune situazioni, ma anche per un altro motivo, e cioè perché la stagione degli earnings in realtà è un po' passata per le grandi aziende. E siccome io non voglio andare su titoli molto o troppo speculativi, per cui che siano diciamo volatili anche per la speculazione che si può fare da parte di soggetti piuttosto grandi, ho evitato di fare nel mese di giugno e magari ricomincerò intorno a luglio-agosto. Ho evitato di fare la strategia attiva che ho spiegato nel video precedente sugli earnings, ma la riprenderò nel momento in cui le grandi aziende cominceranno a ripubblicare earnings con diciamo in maniera più frequente. Infatti, c'erano stati, di solito facevo circa 3 trading al giorno sulla strategia attiva e io in questo mese ne ho fatto circa 1-3 a settimana. E anche per questo forse il mio portafoglio ha sottoperformato rispetto ai mesi precedenti, però niente di cui preoccuparsi, e quella è la mia strategia attiva, la continuerò a utilizzare anche per il futuro, ma nel momento opportuno e soprattutto senza cercare di andare a fare timing sul mercato, perché è inutilissimo secondo me. Per cui, per quanto riguarda il portafoglio, oggi sta avendo un più 11%, però ovviamente siamo al primo del mese. Sto gestendo il portafoglio in maniera più oculata, con più liquidità, con meno capitale investito, e sto cercando di portare più profitti piccoli nell'ambito della giornata o della settimana rispetto a prima, quando c'era la strategia basata sui earnings, che comunque, come ripeto, porterò avanti. Altri due prodotti su quali voglio entrare in futuro sono Louis Vuitton, Moët Hennessy, per i quali ho fatto anche dei trading di tipo intraday e ho fatto dei piccoli profitti, e poi anche questo prodotto, il Core Dividend Growth, che è un indice composto da titoli azionari statunitensi con una storia di dividendi in costante crescita e comprendono il finanziario, sanitario, tecnologie, informatiche, industrie e altri, per cui è un paniere di titoli molto grande di BlackRock. E tra l'altro lo andrò, diciamo, in futuro anche a recensire, diciamo, farò un video in proposito di questo, ma non adesso perché credo che lo abbia fatto il mio amico e collega Gianluca Ranieri Bandini, per cui non lo vado a trattare subito, altrimenti ci andiamo a fare un po' di ridondanza, ma lo tratterò in futuro. Ringrazio prima di tutto le due persone che mi stanno copiando, che mi stanno dando fiducia. Spero che abbiano chiuso il mese in positivo, il mese scorso, sulle mie posizioni. Credo di sì, per quanto ho visto, penso abbiano chiuso in positivo. Io no, perché ovviamente ho anche delle posizioni a lungo termine a piano di accumulo che ovviamente non chiudo e quelle oscillano molto di più. Bene,
Questo è il mio portafoglio, il mio aggiornamento per questo mese. Per acquisti futuri, come dicevo, ho DGRO Louis Vuitton e anche un altro che andrò a recensire a breve, che è questo qui. iShares Core Aggressive Allocation ETF, che è un fratello non gemello dell'AOR, perché ha un'allocazione diversa in termini di bilanciamento fra la parte azionaria e quella obbligazionaria, ma lo vediamo nel video apposito. Come parte finale andiamo a vedere come sono divisi i miei investimenti, la mia liquidità, e questa è una chart molto molto semplice perché ci sono solo tre elementi. Cryptalia, che in questo momento copre il 2,20% dei miei investimenti, e Toro, tutti i valori tra l'altro sono in euro, anche se Toro solitamente in dollari ho fatto la conversione, e Toro ha circa il 31% del mio capitale. Mentre la liquidità, che è composta dal piano di accumulo e i soldi che ho messo da parte che ancora non sono investiti, sono quasi il 67% al momento. Mentre sulla piattaforma di eToro non è così, nel senso che la parte investita è circa un 70%, mentre il 30% è liquida. Ovviamente non vado a fare una, diciamo, una. Ovviamente qui non mi metto a fare anche lo split dei vari investimenti, perché una parte del portafoglio, essendo maneggiato in maniera attiva, non avrebbe senso farlo, perché varia praticamente giornalmente. Però era giusto per dare un'idea di come sono gestiti i miei soldi al momento. Passo la linea a me sulla sedia. Beh, ecco, Cryptalia è fatta. Ora passiamo al mio portafoglio azionario, che come ben sai tengo su eToro, con una strategia mista attiva e passiva. Questo mese la strategia attiva è stata variata rispetto al solito, ma te lo spiego quando andiamo allo schermo, e andiamo anche a vedere se il mese mi ha fatto piangere oppure no. Come sarà andata? Lo scopriamo dopo la pubblicità. No, non c'è pubblicità. Eccoci arrivati anche alla fine di questo video, e anche in questo mese, degli investimenti della Pasquale Riganello Cavolo Fai Company. In ogni caso, come sempre, il mostrare il risultato dei miei investimenti e anche il come li vado a fare è sempre una questione di fine mese, e mai fatta nel mentre, perché come ben sai io nei miei video propongo solo la mia esperienza e non sono dei consigli finanziari, ma solo una specie di report delle mie attività personali. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, chiedo per cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, distruggi quel beneamato pollice in su, che se no YouTube ogni tanto fa: c'è Pasquale, dove è andato? Clicca, clicca. Iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche, e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video, eh? Ciao!